Ciao a tutti, in questo video vi mostreremo un'auto che secondo me è una delle più furbe inventate negli ultimi anni e per illustrarla avremo una ragazza altrettanto furba, la nostra Francesca, che ci spiegherà un po'. Che macchina abbiamo, Francesca? Allora, oggi abbiamo una Fiat 500 L, 1300 multijet, 95 cavalli, Polestar, okay. Colore bianco, la macchina è nuova. Ah, perfetto, quindi non è un'auto usata, è un'auto nuova, no. Neanche un chilometro zero. Chi la compra è il primo proprietario, è un'auto che viene targata al momento in sostanza. Esatto. Ok, perfetto. Dimmi, l'auto è un Euro 6, giusto? Un Euro 6, 95 cavalli. Abbiamo anche fendinebbia, sensori di parcheggio. Ok, perfetto. Illustracela un po' internamente. Abbiamo dei comandi al volante, okay. Start and stop, perfetto, automatico, okay. Specchietti laterali elettrici. Bellissimo, quindi anche i quattro vetri elettrici, ottimo. Vedo che abbiamo anche la radio col touchscreen, giusto? Esatto, sì. Che accendiamo da qui, ok. Ah, ma perché c'è ancora preconsegna, ok, l'auto essendo praticamente nuova c'è ancora a fare preconsegna, quindi è praticamente appena stata scaricata dal camion. E va installato tutto, okay. Quindi pari al nuovo veramente. Comandi anche al volante, vedo, giusto? Sì. Ok. E questo qui che è dietro lì, che è il cruise control, okay. Giusto, Francesca? Ok, perfetto. Allora, è una radio CD. Ok, perfetto. Radio CD, abbiamo anche presa USB e presa AUX, giusto? Sì. È corretto? Sì. Ok. Cambio manuale, perfetto. Quindi abbiamo... ok, fendinebbie anteriori si comandano qua, lo start e stop. Super accessoriata. Super accessoriata, climatizzatore. Qua abbiamo l'ingresso USB, la presa AUX, bellissimo. I sedili vedo che sono ancora proprio coperti dalla fabbrica in sostanza. Esatto, sì. Ok, bellissima, con tutte le sue modanature. Ok, perfetto. Vediamo dietro. Dietro. Ok. Perfetto, ok, c'è il sistema dei sedili, sì, lascia pure così, li vediamo dall'altra parte, perché la particolarità di questa macchina è proprio questo sistema dei sedili che adesso cercheremo di farvi vedere nel video, anche se è un po' complicato, ma sicuramente lo ritroveremo poi nella scheda della macchina, giusto? Che è sul nostro sito, esatto. Ok, perfetto, bravissima Francesca. Ok, qui abbiamo il baule che direi che è veramente enorme. Ah, ecco, una particolarità di questa auto è che il pianale è regolabile su diversi livelli, quindi possiamo portarlo anche sopra, giusto? E abbiamo anche la ruota di scorta per caso, proviamo a vedere. Dai, alziamo su, ok, questo di qua. Ok, ah sì, perfetto, c'è anche il ruotino, ok, stupendo. E poi i sensori di parcheggio, mi dicevi che sono questi qua integrati nel paraurti, giusto? Ok, perfetto. Allora, ecco una particolarità, la macchina come vedete, come per il preconsegna, è assolutamente nuova, quindi c'è da togliere ancora le protezioni. Questi particolari sono in alluminio spazzolato, cerchio in lega 16 pollici bicolore. Ok, vediamo un attimo dietro internamente, perfetto. Ok, allora quello che volevamo prima farvi vedere è questa cosa qua, praticamente con un solo tocco i sedili si possono ribaltare e abbiamo veramente uno spazio di carico molto più grande, oserei dire enorme, esatto. Vediamo un secondo i sedili anteriori anche da questa angolazione. Ok, perfetto. Quindi sempre ricordiamo radio con touch, viva voce Bluetooth, comandi vocali, anche i comandi Blue Me, quindi puoi chiedere vocalmente all'auto di telefonare, sintonizzare su una radio, fare tutte queste serie di cose, riprodurre la cartella musicale dell'ultima compilation, giusto? Ok, quindi dove possiamo vedere tutti i dettagli? Tutto questo potete trovarlo sul nostro sito www.autosalonebrusadelli.it. Perfetto, grazie Francesca, vi aspettiamo per un test drive.